Il Follonica Gavurrano subisce al 77esimo il gol del Monterosi, che vale alla capolista del girone di Serie D la vittoria nella prima partita del 2020. La giornata era cominciata con i festeggiamenti di rito per l'impegno ormai ventennale di Luigi Manzi nel ruolo di patron del sodalizio sportivo Maremmano. Poi squadra in campo agli ordini dell'arbitro Giorgio Bozzetto di Bergamo, 3-5-2 per il Monterosi, 3-4-1-2 per il Follonica Gavurrano. Robleschi tra i pali, difesa con Ferrante, Placido e Bruni, Grifoni esterno destro e Ferraresi sinistro, in mediana Lombardi ed il nuovo acquisto Gemignani, Pardera sorta di trequartista a supporto di Brega e Benedetti, con quest'ultimo nel ruolo di altro debuttante in maglia rosso-bianco-blu. La prima occasione da gol cade al secondo minuto e la sciupa per il Monterosi per Zichini. Poi nel resto del primo tempo si vede solo la squadra di casa. Brega al 12esimo minuto conclude di poco al lato di sinistro. Al 24esimo Grifoni crossa dalla destra per Ferraresi, che tenta la deviazione vincente senza cercare l'assist per un compagno di squadra. Al 30esimo è ancora Brega, dopo alcuni dribbling in area avversaria, a servire Lombardi, che di testa da fermo non riesce ad imprimere forza al pallone. Si va dunque a riposo con le squadre bloccate sullo 0-0. Si torna in campo per la ripresa e i maremmani falliscono al primo minuto un'occasione d'oro con Lombardi, che calcia di destro troppo centralmente. La squadra di casa cala dal punto di vista atletico, il Monterosi guadagna metri e va vicino al gol al 67esimo in un'azione in cui si mette in luce il nuovo entrato Pippi, attaccante brasiliano classe 1984. Due minuti dopo Lepri, che frattanto ha sostituito Pardera nel Follonica Gavurrano, commette un fallo ingenuo e permette a Sciamanna di calciare a rete su punizione, Wrobleschi è bravo a respingere. Si arriva così al 77esimo, ma Strantonio, subentrato ad inizio ripresa ad un compagno di squadra, elude Wrobleschi in uscita e castiga il Follonica Gavurrano. Viterbesi in vantaggio per 1-0 e vicini al raddoppio in contropiede 5 minuti dopo, con Sciamanna che cerca il palo lungo ma fallisce la mira di un soffio. Vengono concessi 4 minuti di recupero, ma il risultato non cambia più, vince il Monterosi per 1-0.